Ciao amici, sono il Rob, questo è Game of Thrones, ben trovati. Oggi siamo qui su Gravity Rush 2, un gioco che già vi ho presentato in una sorta di video anteprima circa 2 settimane fa. Vi invito a guardare quel video se volete sapere di più del gioco, delle sue caratteristiche. Non ci torno in questo video perché sarà un gameplay in cui commenterò il gioco insieme a voi. Voglio portare una serie completa. Prima di iniziare, vi invito a lasciare un like, commentare e condividere il video. E adesso iniziamo con Gravity Rush 2. Inizia. Io ho già visto un attimo la prima parte. Nuova partita. Sovrascriviamo i salvataggi precedenti, poco ci importa. Ricordo che il titolo è sviluppato da Japan Studio. E iniziamo questo Minatore 101. Il gioco è sviluppato dal game designer Keiichiro Toyama. E invito a soffermarvi, prima di tacere, su tutto l'ambiente di gioco, sulle musiche, sull'ambientazione, perché veramente il gioco, sotto l'aspetto puramente artistico, merita assolutamente. Beh amici, devo dire che tutto mi aspettavo meno che iniziare il gioco all'interno di, prima di tutto, di una tempesta gravitazionale, ma soprattutto di prendere parte come un non so cosa, una specie di minatore all'interno di questa tempesta gravitazionale. E torno a ripetere, prima di tutto guardate la grafica in cel shading, come svolge veramente bene il suo lavoro, pur essendo un motore grafico datato. Secondo me il cel shading è ancora una tecnologia molto molto al passo con i tempi. E guardate già anche le palette cromatiche, gli effetti di luce. Veramente sotto il profilo artistico questo gioco è un capolavoro. Non mi ci soffermerò a ridirvelo puntata per puntata, ve lo dico adesso. Cercate durante il gameplay veramente di soffermarvi sulle musiche, sulla direzione artistica. Torno a ripetere del titolo. E adesso siamo dentro una cosiddetta atmosfera. Ed è veramente l'atmosfera di gioco che rende Gravity Rush quasi unico nel suo genere, al di là di un gameplay comunque sia che al tempo è risultato essere veramente rivoluzionario per console portatili, poi ovviamente. Ok. Noi siamo questo Minatore 101 e da qui in poi inizia il gameplay. Come vedete, stanno estraendo queste specie strane di uova e dobbiamo seguire quest'altro Minatore, Minatore 099. Facciamo in fretta, ok. Come vedete, il gioco inizia con una inusualissima per Gravity Rush visuale in prima persona. Come sapete, in pratica è un gioco d'azione-avventura in terza persona, Gravity Rush. E mi piace molto come l'incipit quasi cinematografico con questi crediti a inizio gioco. È anche giusto che gli sviluppatori del gioco abbiano messo, intanto qui si sta distruggendo tutto, è anche giusto che gli sviluppatori, dicevo, mettano il proprio nome e cognome all'inizio del gioco per rendersi in qualche maniera visibili, perché veramente in pochi stanno lì dopo aver finito il gioco a vedersi tutti i crediti, a leggersi tutti i nomi, anzi, a volte i crediti sono addirittura skippabili. Musiche Koe Tanaka, veramente sotto il profilo musicale, secondo me, per i Gravity Rush è un genio, veramente sono delle musiche incredibili. Ok. E siamo nel mezzo di una tempesta gravitazionale. È anche strano che Kat si preoccupi delle tempeste gravitazionali. Intanto questo mi sta spintonando così a caso. Cioè, io volevo.
Sì, ma calma, no, non spintonate. Ok, presto e non lasciare niente indietro. Torniamo al punto d'incontro. Ok, qui i minatori stanno scappando. Noi siamo gli unici due deficienti che vogliono andare a fare una brutta fine estraendo quattro uova messe in fila, letteralmente. Però va bene così, in qualche modo il gioco deve pure iniziare. Keiichiro Toyama torna a ripetere il game designer e torna a ripetere anche che questo gioco mi ricorda molto da vicino i vecchi film d'animazione, vecchi film. Ormai comunque sono film d'animazione che hanno quasi quasi la decina di anni, 8, 7, 8 anni, come ad esempio Il Castello Errante di Howl, che se non mi sbaglio, vado a memoria, il regista di questi titoli è un certo Miyazaki, autore anche degli ultimi lungometraggi su Lupin Terzo, e il titolo sotto l'aspetto, torna a ripetere, artistico, veramente gli somiglia molto il gioco. Ok, il sigillo di pressione è saltato, come avete visto sta crollando tutto, siamo all'interno di una tempesta gravitazionale e le tempeste gravitazionali sono, e qui c'è Kat, stavo dicendo, sono la principale causa dell'invasione di nevi nel mondo reale. I nevi, che sono i nemici che incontreremo lungo tutto Gravity Rush sia 1 che 2. E avete visto come in realtà i minatori erano Kat e Sid. Kat è la protagonista del gioco, la cosiddetta regina della gravità, che troviamo in una veste inusuale qui perché è letteralmente in mutande canottiera. Mentre qui siamo con Sid, uno dei nostri più cari amici, uno dei più cari amici di Kat, ma forse anche molto di più. Ed è uno dei primi personaggi che incontriamo in, per esempio, Gravity Rush 1. Ed uno anche, forse, dei pe personaggi, stavo per cadere, uno dei personaggi a cui i fan di Gravity Rush sono più affezionati. Sid, dobbiamo sbrigarci. Mi sto sbrigando, però, se mi aspetti un secondo. Ah, bene, non sanno nemmeno se è la strada giusta. Intanto qui stiamo rischiando la vita sotto le macerie. Ok, Sid ha detto che ci dobbiamo fidare perché ha un istinto per queste cose. Ok, dobbiamo andare forse di qua. Sì. Che cosa hai detto? Io non ho detto niente. E come avete letto, siamo senza Rusty, la famosa gatta di Kat che ci conferisce i poteri legati alla gravità. E senza quel gatto noi non possiamo usare alcun potere, quindi siamo all'interno di una tempesta gravitazionale e non possiamo usare poteri. Intanto qui viene spazzata via ogni cosa. Ho le gambe a pezzi, ma non è il momento di inginocchiarsi. Ah, ok, meno male. E qui troviamo uno dei primi personaggi nuovi, tra virgolette, di questo Gravity Rush 2, ovvero Lisa. Mi viene in mente Lisa Simpson. Forse il nome peggiore non lo potevano trovare. Comunque qui ecco il classico incipit dei Gravity Rush con questa storyline raccontata mo' di vignette. Voi due non avete creato altro che problemi da quando siete arrivati. Non avete controllato i livelli di gravità, vero? No, ci dispiace tantissimo. Due tute antigravità perse. Secondo le nostre regole, i debiti si pagano sempre. Le scuse non ripagheranno le nostre perdite. Ok, e questo doveva essere un rumore ed un gorgoglio della pancia, ma a me sembra tutt'altro, sinceramente, però va bene. Lisa, aspetta, prima non potremmo almeno cenare, come sapete, Kat è molto golosa. No, e non provare a lamentarti. Non ce la faccio più, io non mi dovrei neanche preoccupare della gravità. Infatti è inusuale che Kat si preoccupi della gravità. Ancora con quella storiella sul controllo della gravità, torna con i piedi per terra. Si parte, facciamo una rotta verso Banga. Come abbiamo fatto a finire così? I nostri guai iniziarono con l'incidente di Neo e Raileon. Una tempesta gravitazionale ci risucchiò e vagammo tra i piani dimensionali. Quando ci svegliammo eravamo con l'agente delle barche che cercava minerali nella città rapita dalla tempesta. Il loro capo, Lisa, ci trattava come se fossimo stati i suoi schiavi. I giorni in cui ero la regina della gravità di Exfil sembravano un lontano ricordo.
E da allora non avevo né più visto Raven né l'altra, né il mio partner Dusty. Raven è l'altra Shifter, una sua compagna che era addirittura nemica nel primo capitolo. Tutto ciò che mi era rimasto era uno stomaco vuoto. Questa sta a pensare a Magnà quando è in mezzo. Ha perso poteri, ha perso l'amica e pensa a Magnà, ma. Vabbè. E come avete visto, ragazzi, non si sa perché e come siamo finiti qui. Sony ha messo una sorta di cortometraggio di due puntate di Gravity Rush a mo' di anime. Lo trovate sul canale di Sony PlayStation, però quello europeo. Lo trovate anche i due episodi collegati, l'1 e il 2. Però non spiega a sufficienza quello che sta avvenendo adesso in Gravity Rush 2, secondo me. Vi invito comunque a guardarlo perché secondo me merita. Vi lascio il link se siete appassionati di Gravity Rush. E qui intanto troviamo cose continuamente inusuali come queste oche. Non sappiamo né che fine ha fatto il nostro gatto e nemmeno Raven. Comunque questo è il capitolo 1, Villaggio Banga. E penso che chiuderò qui il gameplay, ragazzi. Lisa, che succede? Pensavo che avessimo la giornata libera. Devi portare a Misai un messaggio da parte mia. Deve assicurarsi che la flotta abbia abbastanza potere gravitazionale. Ok, ma perché devo andarci io? La giornata alla miniera è stata piuttosto dura e sono. Anche se sei nuova, sai bene quali sono le regole. Giusto, ogni debito va ripagato e chi non lavora non mangia. Porta il messaggio e quando hai fatto, torna qui da me. Se batti la fiacca e non fai il tuo dovere, ti lasceremo morire di fame, chiaro? Chiarissimo. Cambiando argomento, hai per caso visto Ceci nei paraggi? Se sì, no, non sono sicura di dove sia. Se la vedi, dille che farà meglio a ricordarsi di badare al bestiame. Va bene, glielo farà sapere. Lisa è davvero dura con la sua gente. Bene amici, si chiude qua il video. Io vi invito come sempre a iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto, a lasciare un like, commentare e condividere il video. Sicuramente continuerò il gameplay, voglio farci una serie completa sul gioco e ci rivediamo non so se in giornata. Pensavo di fare almeno due gameplay al giorno, ma dipende dal tempo prima di tutto. E dipende anche dal successo stesso della serie. Comunque, torno a ripetere, ragazzi, grazie per avermi seguito. Io sono il Rob, questo è Game of Rob. Noi ci rivediamo al prossimo appuntamento. Ciao, amici.